Vi ricordiamo l'argomento di oggi, prego. L'utero in affitto 347 72 72 274. Però questo argomento va di pari passo con l'adozione. Certo. Perché poi un come vendola dice: vabbè, io non potendo adottare ho dovuto fare questa cosa. Io sono favorevole all'adozione, lo so, tu magari non lo so, io all'adozione anche da parte omosessuale sono favorevole. Bene. È vero che però in Italia, anche per le coppie eterosessuali, adottare è un casino. Sì. Cioè tu, da quando cominci a quando poi te lo danno, un piccolino è arrivato a 40 anni. Questo sì, questo io e la mia famiglia abbiamo fatto spesso volontariato negli orfanotrofi. E questi ragazzi rimangono lì sino a 18 anni, non riescono, perché le pratiche, le cose, la famiglia, e rimangono là, in questi istituti. Bene, abbiamo trovato un lavoro per te. Ricordiamo velocemente il nostro numero 347 72 72 274. Fra poco chiamiamo qualcuno. Bravo. Ogni mercoledì c'è Pinuccio, ma ricordiamo che c'è anche con noi studio fotografico Fotogrammi ad Andria. Per le vostre, se volete farvi fotografare l'utero, lui ve lo fotografa. Bravo, oggi parliamo di questo. Lui arriva fin nell'utero, vedi? Con le foto. Con le foto. C'ha i meccanismi microchip. È un, diciamo, un ginecologo fotografo. Vabbè, mo, cioè, sembra che No. Comunque lui è capace di tutto. Anzi, se siete brutti, vi fa venire belli. È quella la cosa importante. Poi per i vostri matrimoni, per le vostre occasioni, ricordiamo l'indirizzo. Ad Andria, Foggia numero 7. Via Foggia numero 7. Ad Andria in via Foggia. Ancora andata a Foggia via Andria. No, è ad Andria via Foggia numero 7. Che dici? Sono stato anche nel suo studio, mi ha fatto delle fotografie. Non belle. Voglio sapere niente. Sono fatti brutti. I tuoi. Scusa, ho detto una cosa. Queste cose intime. Non ha sentito. Abbiamo una telefonata. Oh, chi abbiamo al telefono? Pronto? Pronto, buongiorno. 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 Chi sei? Lucia, buongiorno. Da dove chiami, Lucia? Da Andria. Da Andria. Pure tu stai in via Foggia? No. Ma lo conosci lo studio Fotogrammi? Sinceramente no, devo andare. E vai a fare le foto. Senti, allora, dell'argomento di oggi, tu che cosa? Tu sei una mamma? Sì. Oh. Felice di esserlo. Va bene, su questo siamo contenti per te. Che cosa ne pensi? Ma guarda, io in questo periodo che sento un po', parlano tutti di questo argomento. Sì, perché in particolare il nostro ex presidente pugliese. Ex presidente. Guarda, io mi metto le mani nei capelli, perché è una cosa contro natura, è una cosa assurda. Ma tu cosa trovi contro natura? Il fatto che dopo 9 mesi poi si cede, sì, il bambino? Cioè, io mamma sento dentro di me questa creatura che si muove, vado a fare le ecografie, vedo il suo battito cardiaco, sento tutto. Io dei miei figli, durante le gravidanze, ho sentito anche quando si inghiottavano. Quindi io abbiamo ragione noi a dire che non è una questione che lo adotta un omosessuale o un eterosessuale. Ma la no. questione è proprio che dopo la gravidanza... Ma sembra che tu stia come parlando... Come fanno quelle donne? Non lo so, alcuni hanno detto che queste donne fanno questo atto di generosità nei confronti di chi non ma può no, avere. Non ci credo neanche. Io da donna non mi posso permettere di dirlo perché non lo sono, e quindi non so che cosa vuol dire provare per 9 mesi. Ma è questo il problema. Cioè, Lucia, il fatto è che molte donne, come ho detto prima, non c'è l'atto di generosità. Molte donne lo fanno per Bravo, una questione Jimmy. Finanziaria, economica. Infatti sono d'accordo con te. Ecco. Ah, con me. Mo, con te, sì, che non ho detto una volta niente. Il ratio. Vabbè, quindi diciamo tu da mamma non riusciresti. Però una domanda che ti voglio fare. Vabbè, tu per fortuna, e spero, insomma, hai una vita dignitosa. Però la disperazione economica potrebbe portare una donna anche a questo? Allora, Pinuccio, io penso che la disperazione economica ti possa portare a tante soluzioni, a tutti i rovesci della medaglia, ma proprio questo no. Se lo dice una donna, ci dobbiamo però fare. Lucia, io posso dire una cosa adesso? Cioè, si è parlato tanto di questo argomento, ma potremmo anche tornare indietro nel tempo. Ci sono anche donne che si danno alla prostituzione perché non riescono a portare a casa il pane per i però figli. La Boldrini questa volta mi è piaciuta. Hai sentito che ha detto la Boldrini? Ha detto: l'utero in affitto mi piace perché c'è una mercificazione del corpo della donna. E sono stato d'accordo con la Boldrini. No, è d'accordo, perché lei ha detto che diventa merce il corpo della donna. Senti Lucia. No. Dai. Vabbè, Lucia, noi. È femminista, bella Lucia. Vabbè, non è questo di essere femminista. No, è questione che di essere mamma, un che ha provato. Benissimo. Allora, Lucia, Lucia, noi ti ringraziamo. Un abbraccio ai tuoi figli, alla tua famiglia. Grazie, mi raccomando, vai a trovare il fotografo che ti fai le foto. Via Foggia.
E grazie. Grazie Lucia, grazie. A presto. Grazie a voi e buona giornata. Grazie. Grazie. Un bacione a te. Vedi, sentire una mamma quello che ti dice, cioè poi noi uomini non possiamo capire queste cose. No, quando magari faranno quella cosa che hai detto tu, che pure noi possiamo. Sabino ha detto che usciranno dal naso, allora potremmo. Perfetto. Sabino invece di donne che le ha avute, no? Che cosa? Di donne da cui è andato, dalle donne Focherello, qualsiasi cosa. Sabino, ma tu, cioè, rispetto a questa cosa dell'affitto con le donne, cioè, hai mai fatto qualcosa? Io mi sono affittato sempre volentieri. Radio Selene. La Puglia è in onda.